benvenuti a Jazz Time, il programma dedicato ai grandi live dell'Unisono, al Centro di Musica Unisono, a Palazzo Guarnieri. Siamo in un jazz club e qui questa volta possiamo ascoltare un tributo a un grande musicista del rock, del pop, qual è Sting. Infatti la band in questione si chiama The Englishman e porta un proprio tributo, un proprio omaggio, ma molto personale, a quella che è la musica di Sting. Quindi in questo caso il jazz entra in contatto con il pop, con la canzone, e esprime altre qualità, l'interpretazione, il modo personale di rendere questa musica, il modo di poi di costruirci dei soli all'interno di questa musica. E testimonia appunto la grande duttilità, la grande flessibilità che ha il jazz, che a prescindere da quello che è il materiale sonoro, comunque rende personale e assolutamente autentico il modo di eseguire un brano. E questo forse solo il jazz permette, questo tipo di operazione. Qui abbiamo degli ottimi musicisti che derivano anche da esperienze pop, lavorano con l'orchestra di Mediaset, di Rai, eccetera, ma hanno questa grande passione che li accomuna, che è la musica di Sting. Si sono cimentati con questa musica e hanno provato a trovare una propria strada personale di reinterpretazione. In particolare è da segnalare il batterista, che è veramente molto talentuoso, ma ormai è conosciuto dagli addetti ai lavori, che si chiama Ricky Quagliato, e che è anche l'autore degli arrangiamenti. Perché in un'operazione come questa diventa determinante l'arrangiamento, perché è il modo più importante, più efficace di rendere personale la rilettura di questo brano, di questa musica. In quello in particolare noi andremo ad ascoltare Seven Day, che è un brano in 5/4, quindi un tempo dispari, e che è stato reso celebre da Sting, ma grazie anche alla performance di uno dei migliori batteristi al mondo, che è Vinnie Colaiuta. E qui possiamo apprezzare in questo gruppo una grande energia, una grande precisione nell'esecuzione e l'abilità nel rendere personale questa rilettura, anche attraverso l'uso di timbriche e colori che sono particolari e che quindi danno alla fine una visione molto personale. Da segnalare anche la performance di Fabio Trentini, che è il cantante e il bassista della band, che è molto molto abile nel rendere la propria performance, perché è difficilissimo cantare e suonare, è una cosa che fa Sting in maniera eccelsa, ma pochi altri, e devo dire che colpisce la bravura di Fabio nel proprio in questo ruolo. E non dimenticate l'intervista, anche qui molto interessante, e vi aspettiamo per un nuovo appuntamento con Jazz Time. Buonasera a tutti e benvenuti. My dear, I like my toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Whoa, I'm an alien, I'm a
as naked man, as someone said, he's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety are rare in this society. To make a man takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman would walk but never run. If manners make a man, as someone said, he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Grazie. Grazie mille. Seven days or so she wrote a kind of ultimatum note. She gave to me, she gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she bluffed this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me.
fact he's over 6'10". Might instill fear in other men, but not in me. The mighty flea. Ask if I'm a muscle man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his steal. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think perhaps a little dream. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for a hand of fear. I need that beer. Monday, I could wait till Tuesday. Ci troviamo al Unisono Jazz Club dopo il concerto con gli Englishmen. Io qua ho due componenti e qui c'è alla mia sinistra Ricky Quagliato. Ciao, buonasera. Buonasera. E alla mia destra invece c'è Filippo Piva. Ciao. Rispettivamente alla batteria e alla direzione musicale, invece alla chitarra acustica. Ecco, allora io ragazzi volevo farvi poche domande perché l'adrenalina dopo il concerto finisce. Allora, intanto volevo chiedervi perché Englishmen, nel senso, c'ha un motivo particolare, nel senso, ok, è un titolo di una delle canzoni di Sting. Quasi. Esatto, perché c'è esatto. una lettera di differenza, ovvero men è semplicemente uomini, esatto. Per cui e la canzone invece è man. Per cui semplicemente ci piaceva l'idea di essere uomini inglesi. Uomini inglesi, anche perché, concedetemi questa cosa, ma prego. Di Roxanne, le Rossana faceva un po' rappresentanti di caramelle, quindi è una cosa esatto. che ho pensato io. Esatto, esatto. Quindi, no, però ok, no, magari, non so, era anche un brano che aveva qualcosa di particolare, un significato particolare per voi o forse? Anche sì, forse anche è stato sì, il primo che abbiamo arrangiato, sì, probabilmente. Sì, sì. Meraviglioso, insomma, cioè tiene un sacco di stili, di cose veramente sì. Un grande brano. Un e grande poi forse brano. Racchiude il nome più corretto per rappresentare l'anima del progetto, cioè arriva da un uomo inglese, una persona distinta, e quindi ci piace anche questo tipo di impatto che può avere. Quindi rappresenta con poche parole forse l'anima del gruppo. Certo. E quindi questo progetto, Englishmen Project,
Quando è che è nato di preciso? 2013, 2014. 2013. 13. Quindi è anche abbastanza 13, giovane, insomma. Sì, certo, sì. E diciamo, voi avete detto dall'amore, no, che avete in comune per Sting, per la musica di Sting. Da uno di voi in particolare o forse no? Beh, un po' ci è comune a tutti questa cosa, no? Bastava solo la scintilla che è arrivata un'estate, sì, ti ricordi? Sì, sì. Un'estate? No, davvero. L'estate succedono tante cose. La verità. Tra le tante... È la verità, una sera d'estate siamo usciti a cena. Sì, abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto fare questa cosa. Poi una cosa importante da dire è che spesso lavoriamo insieme in altri contesti, dalle trasmissioni televisive piuttosto che in orchestre varie italiane, per cui ci si trovava sempre a dover fare qualcosa per gli altri o qualcosa di scritto, qualcosa. E invece questo ci ha dato un po' anche la libertà, perché a un certo punto bisogna di buttare fuori un po' e di essere un po' più creativo. E quale modo migliore se non un artista che ti accomuna? È andata come andata. Che è andata molto bene, direi. Allora, io intanto qui ho già comprato, prima, perché ho detto, insomma, facciamolo prima che esca la gente, The Music of Sting degli Englishmen, che è il loro disco. Bling! Ecco, bellissimo, non so se si vedrà, però una cosa che ho notato subito è la frase che c'è sulla, diciamo, sulla copertina. Sì. Quando un artista è un riferimento, la sua musica diventa uno standard. È un po' quello che ha detto Giovanni durante il concerto. Sì. No? E praticamente sono brani che sono destinate a diventare patrimonio della musica pop, jazz, rock, tutto, no? Certo. E quindi sono talmente, hanno queste linee melodiche talmente forti, sono talmente forti che rischiano di diventare dei brani intramontabili e tranquillamente riproducibili in tanti stili, in tanti modi, in tanti tipi di musica, insomma, rimane sempre una forte identità. Ecco, per questo. Per questo. E quindi diciamo che insomma questa sera è stato bellissimo, l'ho detto anche prima, perché siete molto molto belli da vedere. No, sul serio, grazie. Siete bravi anche ad ascoltare, diciamocelo, insomma, grazie, non è che siete bravi. Grazie. Però avete, non lo so, viene spontaneo sorridere, ecco, quando. Bene. Io almeno quando vi ho guardato mi viene spontaneo sorridere. E vabbè, una domanda di rito: come è stato suonare all'Unisono Jazz Club? Straordinario, esatto. Non c'è un'altra parola, perché tutto è molto bello, tutto è stato facile, semplice, tutto è stato magico, e questo è determinato dalla volontà di tutti, gli organizzatori, la volontà vostra, quindi, e sicuramente dell'averci messo a nostro agio e di presentare poi una rassegna in questo modo, con un pubblico di un certo tipo. Non capita spesso, la location incantevole. Sì, beh, qui è bellissimo, davvero. Non manca nulla. Non manca nulla, ma tu hai detto una cosa, mettervi a vostro agio. Ecco, una domanda che io mi faccio sempre, magari da, non sono abituata, non dico di lavorare in televisione, perché non è così, quindi, ma musicisti della vostra levatura, appunto, sono preoccupati prima di un concerto oppure no? Ancora adesso, non dopo anni? Non vedono l'ora di farlo. Non vedono l'ora di farlo, ma certo. C'è ansia o c'è comunque rilassatezza? Nel senso, ormai siete abituati, non c'è più quell'ansia che magari poteva esserci all'inizio. C'è la voglia di farlo, c'è sempre un po' di quella giusta dose di tensione, che poi non è tensione, è proprio voglia di buttare fuori. Mm-hmm. Credo che negli anni si trasformi da emozione e con quel briciolo di insicurezza poi a una semplice non vedo l'ora di buttare fuori e di condividere, che poi è il senso stesso della musica, certo. E di un concerto. Questo sì. Questo certo. Sicuramente non dovrebbe mai mancare, ma non per far retorica, perché poi se manca diventa routine, e se diventa routine poi chi ascolta se ne accorge, per cui inevitabilmente non vai da nessuna parte. No, certo che no. Allora, prima di lasciarvi andare in pasto al pubblico, io volevo fare un'ultima domanda che mi è venuta in mente prima mentre vi stavo ascoltando. La faccio a te, ma Ricky, senza berretto è capace di suonare? Io credo bene, di sì, Dici di sì. Io credo che potrebbe no. suonare benissimo anche senza occhiali. Vero. Però no, però mancherebbe quel... Quel che di stanchezza che maschero benissimo con degli occhiali scuri. No, però stai benissimo così, Grazie. Stai benissimo così e io mi fido che tu riesca a suonare molto bene, uguale, anche senza. E come, diciamo, siccome la direzione musicale è soprattutto sua, no? E com'è come direttore musicale? Ah, sbagliato? Super. 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 Wow. Bene. Super.
Vabbè, allora io direi che è tutto, anche perché non voglio trattenervi di più, e quindi io e gli Englishmen vi salutiamo. Grazie. Ciao, grazie a voi. A te.